Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo a parlare, dopo tanto tempo, e purtroppo non sono riuscito a portarlo prima, di Quant, la mia cripto preferita. Non mi vergogno a dirlo, assolutamente è la criptovaluta che preferisco, la mia preferita, di quella che ho la maggior parte nel mio portafoglio. Più del 20% in questo momento il mio portafoglio è composto di questa criptovaluta. Solo BTC ha una fetta di portafoglio leggermente, veramente di poco, superiore a questa criptovaluta. Sto parlando di Quant. Oggi Quant ha fatto un più 18,2%, ce l'ho sotto gli occhi in questo momento, più 18%, è passato da 96 dollari a 115 in un singolo giorno. Oggi andremo a vedere il perché ha fatto questa cosa, perché ha subito questo pump. Andiamo anche a vedere cos'è Quant, qual è la mia price prediction per un progetto che a mani basse è uno dei migliori nel settore cripto, secondo il mio parere. Come al solito, prima di cominciare, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate, perché adesso si parte e occhio, se non avete ancora guardato Quant, andate a dargli un occhio, andate a studiare il progetto, perché qui siamo di fronte a una life changing cripto, secondo il mio parere. Ci buttiamo subito a guardare la tokenomics e al fantastico prezzo di oggi, la fantastica performance di oggi che ha fatto un più 18%, e andiamo a vedere anche la notizia in cui sta pompando Quant in questo momento. Market cap di 1 miliardo e 400 milioni, quindi siamo numero 34 ranking di CoinMarketCap con una capitalizzazione di mercato ormai da medium cap, con un circulating supply di praticamente 12 milioni, l'81% circolante, la restante parte è detenuta da tutto il team, lo staff, tutte le aziende che stanno dietro a Quant, quindi non dovremmo subire un'inflazione maggiore e la circulating supply in questo momento è circa la metà di quello che ha Bitcoin, ragazzi. Un po' poco più della metà di quello che ha Bitcoin, quindi una tokenomics pazzesca, con quasi tutto il circolante distribuito. Abbiamo una performance, va bene, giornaliera incredibile, settimanale, l'abbiamo visto viaggiare parecchio intorno ai 100, con un forte supporto intorno ai 100, ritestato più volte, proprio siamo partiti da qua, intorno ai 96, per arrivare a 116 in pochissimi minuti, addirittura qualche ora. Qua vediamo subito uno spoilerino di quello che è successo, ma visto che c'è lo spoilerino lo andiamo a guardare. Andiamo un attimo a vedere però l'all-time high scorso che è stato di 400, qui su CoinMarketCap fa vedere di 400 precisi precisi, ma in realtà siamo arrivati intorno ai 420-430 per Quant, con un ritracciamento fino a 40 dollari, qui addirittura 37, però il minimo su Binance è stato 40 dollari. Un secondo picco intorno ai 228, che è più o meno il prezzo da cui sono uscito da metà dei miei Quant, pensate, e ho acquistato lungo tutta questa distribuzione, andando a mediare il mio prezzo, che comunque aveva subito per fortuna un ottimo acquisto in questa fase di mercato. Ottimissimo, è stato uno degli acquisti migliori, forse l'acquisto migliore di tutta la mia vita, parlando di cripto, intendo. E partiamo subito dai con la notizia, perché tanto ve l'hanno spoilerata. Quant e Gilbert Verdian, che sarebbe il CEO di Quant, hanno annunciato con ufficialità che Bank of England collabora con Quant o viceversa. Direi che Bank of England collabora con Quant perché la tecnologia di Quant è pazzesca. Collabora per il progetto Rosalind, ovvero la creazione del pound digitale, CBDC dell'Inghilterra. E Quant è la criptovaluta scelta ufficialmente. Prima erano solo rumors, erano idee, rumors cioè, direi abbastanza fondati, ma questa volta c'è l'ufficialità da parte del CEO, da parte della Bank of England, da parte di Quant, da parte verificabile anche dal sito di Quant. Lo andiamo a vedere immediatamente. Infatti Gilbert Verdian scrive:
per le banche commerciali l'opportunità di questa probabilità per creare nuovi prodotti innovativi è quasi infinita. Siamo orgogliosi di annunciare il nostro ruolo come parte del team dei venditori per Project Rosalind. Il progetto, guidato dalla Bank of International Settlements of England, ha esplorato come utilizzare l'interfaccia di programmazione e applicazione per i sistemi di valuta digitale delle banche centrali. Il progetto Rosalind ha testato come le APY potrebbero facilitare i pagamenti al dettaglio nei CBDC e supportare l'esplorazione dei casi d'uso dei CBDC innovativi. Okay? Abbiamo lavorato con i nostri partner, una delle principali società di trasformazione digitale, al progetto con il team Quant che ha fornito l'infrastruttura sottostante alla piattaforma blockchain, contratti intelligenti e sicure, l'interoperabilità dei registri delle banche centrali UST che ha creato il livello APY Rosalind in front end. Quindi, ragazzi, è una se non l'azienda principale con cui la Bank of England, sì, la Bank of England ha collaborato per creare la CBDC e tutte le interfacce che ci sono all'interno e l'usabilità della CBDC di Bank of England. Quindi ragazzi, siamo di fronte a una quantità di soldi investiti all'interno di Quant pazzesca. Pazzesca, 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 pazzesca. Andiamo a vedere Quant, un po' di partner, giusto due partner, e non si tratta del giocatore di calcio, non si tratta di Messi, non si tratta di Ronaldo. Ragazzi, guardate che caso di partner. Ministro della Giustizia, Treasury inglese, Visa, VocaLink, Pfizer, ASBC, AstraZeneca, Swift, ragazzi, Mastercard, siamo fuori di testa. Queste sono Bank, Deutsche Bank, queste sono banche, istituzioni pazzesche. Pensate, Visa, Mastercard, c'hanno una market cap incredibile da mezzo trilione. Pensate a quanto ha ancora Quant da esprimere con una market cap di 1 billion e neanche mezzo, 1 billion e 4. Cioè, immaginate quanto ha ancora da esprimere. Quant, interoperabilità, la chiave. Quant è di fatto un software, ok? Non è una blockchain, ok? È un software che, come dici qua, rende la blockchain semplice, affidabile e a prova di futuro. L'interoperabilità serve per far collaborare più blockchain, più progetti, più aziende, contemporaneamente cercando di prendere la parte migliore di una e dell'altra azienda e cercare di andare a sopperire a quei difetti prendendo la parte migliore da una parte e trasferirla all'altra e farle cooperare al meglio. E Quant lo fa nel modo più decentralizzato possibile, nel modo più efficiente possibile con la loro tecnologia over ledger, ok? Se voi come me credete che Layer 1, Layer 2, Web3 non è a compartimenti stagni, non ci può essere una singola blockchain che è capace di far tutto, ci saranno delle blockchain specializzate per ogni settore e devono essere fatte cooperare, collaborare come le aziende mondiali del nostro settore, come le aziende automobilistiche, per fare un esempio, non esistono aziende automobilistiche che fanno tutto in azienda, ci sono altre piccole aziende, tutto l'indotto va reso interoperabile, cooperazione tra aziende e blockchain in questo caso, tutte insieme per andare a formare quello che è un ecosistema perfetto attraverso la tecnologia Overledger. Io ragazzi non ho parole, perché secondo me questo progetto è quello che a me personalmente, parlo per me, potrà cambiare letteralmente la vita. E poi vi do la mia price prediction. I partner, vabbè, li abbiamo visti, ne abbiamo già parlato, non c'è neanche bisogno di andarli a guardare perché li abbiamo già visti prima e si prevede che il mercato blockchain crescerà fino a 39 miliardi entro 0,7 miliardi entro il 2025, quindi siamo veramente quello lì di Quant, della connessione di Quant di 39,7 miliardi entro il 2025, quindi vi rendete conto anche il loro pensiero di crescita per Quant è davvero pazzesco. Sono 40 miliardi che rispetto al prezzo attuale che abbiamo visto qua è veramente tanto, tanto di più, ma io voglio spingere oltre, voglio spingere la mia price prediction, che è di 100 billions,
100 miliardi per Quant, perché se non ci arriva Quant con questi presupposti, con questa price prediction, queste caratteristiche, con questa prospettiva futura, non ci può arrivare nessun progetto. Allora, qui abbiamo considerato la circuiting supply come fosse il totale, la max supply, ok? Se andiamo a considerare la reale, che è di circa 12 milioni, facciamo 1, 12 milioni e 1, ok? Possiamo puntare a cifre ben più alte con capitalizzazione più bassa. Vedete, 100 billion sono tantissimi, è vero, sì, sono tantissimi. Pochissime criptovalute nella scorsa bull run sono arrivate a 100 billion, forse Solana, forse Cardano, non ricordo chi altre, onestamente. Forse XRP dovrebbe essere arrivato più o meno a quel livello, BNB sicuramente, molto molto vicino ci è arrivato Dogecoin. Dogecoin, ragazzi, una coin senza, ok, con una grande community, ma senza un fondamentale sotto, senza un progetto sotto, un qualcosa di tangibile sotto, ragazzi. Non ci può arrivare Quant? Secondo me ci può arrivare, ci può arrivare. È sì, un estremo, è forse il massimo a cui puoi aspirare Quant, ma nel futuro, e non dico in questa prossima bull run, ma nel futuro io lo vedo una cripto almeno a 5 figure, nel senso che arriverà secondo me a più di 10.000 dollari in un futuro. Per questa bull run mi accontenterei di molto meno, mi accontenterei magari di non arrivare a 100 billion, ma di stare più o meno come la loro price prediction, quindi di 40 miliardi. Qui ho considerato 100, facciamo 40. Facciamo 40 miliardi, siamo intorno ai 3.300 dollari, un per 27 rispetto al prezzo attuale, che sarebbe comunque un risultato incredibile, veramente incredibile. Io penso che potremmo fare di più. Di più di questo, perché siamo sotto allo scorso valore di mercato di Shiba Inu, ragazzi. 40 miliardi è sotto Shiba Inu, è la metà di Dogecoin. E in un progetto come Quant, che sta per collaborare, sta collaborando con un'entità, un ente così grande, secondo me non tiene, non tiene. Non è detto che si fermerà qui, non è detto che si fermerà all'Inghilterra, alla Bank of England, non è detto che si fermerà a questo. Cioè, ragazzi, se funziona con Bank of England, può funzionare con tante altre. E ci sono agganci anche con la Germania, ci sono agganci con la Francia, Visa, Mastercard. Ragazzi, qui siamo di fronte a un progetto che a me personalmente, anche facesse solo queste cifre, può letteralmente cambiare la vita. Io ho diversi quant. Ho diversi quant, ne ho parlato già del mio quantitativo di quant. Ero arrivato a circa 50 quant e ne ho venduti 26, 26 quando il prezzo è arrivato a 224 dollari. Ricomprato lungo il percorso e ho aggiunto circa 7 quant lungo tutto questo percorso. In questo momento dovrei essere intorno ai 32-33 quant in totale. Ogni tanto, quando vedo un ribasso, ogni volta che ritesta i 100, aggiungo qualcosina, 20-30 dollari, una piccola percentuale di quant, perché credo estremamente in questo progetto. Potremmo scendere ancora? Potremmo ritornare ancora su di 100? Sì, c'è questa possibilità. C'è questa possibilità assolutamente e vale la pena tenerla in considerazione, perché comunque questo pump è un pump su una notizia e penso che verrà presto riassorbito. Ma, ragazzi, anche ad un prezzo del genere, vedendo il potenziale che può avere Quant, non disdegno l'accumulazione. Ogni tanto, ogni 2 settimane, ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, io deposito qualcosina in questa criptovaluta che è davvero, secondo me, life game changer. Io sono molto gasato, lo so, spero che questo video vi sia piaciuto, è pieno di energia, è pieno di amore per questa criptovaluta e consiglio sempre di non amare le vostre criptovalute, non amare i vostri investimenti, ma guardarli col cervello, ma guardarli col cervello e con il cuore, qui mi sembra davvero una cosa incredibile. La mia price prediction ha un range molto molto ampio, ma io non lo vedo veramente sotto questa cifra, sotto i 3.000 dollari al pezzo. Non lo vedo, non lo vedo possibile. Quindi una macro market cap che va da 40 billion a 100 billion. Questa è la mia price prediction. Dall'oggettivo al massimo, questa è la mia price prediction. Noi ci vediamo direttamente al prossimo video, magari un altro aggiornamento su Quant. Grazie a tutti, ciao.